Benvenuti a Cook Academy TV. In questa puntata, una puntata speciale per conoscere un prodotto particolare ma molto interessante. Ostriche, e ho con me Davide Trebbi, titolare dell'azienda Ostriche e Vino di Cattolica, che mi accompagna, anzi mi insegna un percorso guidato per riconoscere le ostriche. Ho detto bene? Sì, a parte insegnare, che è una cosa che temo sempre, sinceramente, però ormai mi occupo di questo da quasi 20 anni, è cominciato tutto in un modo molto particolare. E... infatti la mia prima domanda era: ma come è cominciata questa avventura? Perché so che prima facevi un altro lavoro. Facevo un altro lavoro ed è cominciata in modo, ti dicevo, particolare, perché io e mia moglie Barbara, diciamo che degli abituali viaggi in Spagna, in macchina attraversavamo la Costa Azzurra, attratti da locali storici come Bruno, il Caffè di Turin, dove ci fermavamo abitualmente a degustare ostriche e Plateau Royal. Stanchi, diciamo così, dei nostri lavori precedenti, abbiamo deciso di raccogliere questa idea e di creare un locale di questo tipo in Italia, in particolar modo a Cattolica. Ci siamo per un paio d'anni, diciamo così, arricchiti di conoscenza, frequentando la Fiera di Bruxelles, che è una delle maggiori sul mondo ittico al mondo. Abbiamo conosciuto gli ostricoltori in quelle occasioni e in viaggi in Francia, e poi abbiamo deciso di partire con questa esperienza, con questo locale. Ostriche Vino, che era appunto il nome del locale, oggi è diventata una distribuzione. Quindi noi importiamo dalla Francia e distribuiamo alla ristorazione e alle pescherie. Quindi il tuo prodotto lo possiamo trovare in quelli che sono i ristoranti, quelli che sono i tuoi clienti, quindi avrai una zona. Però vedo che la cosa che mi dà fiducia, nel senso, vai a toccare con mano. Vado in Francia, vado a vedere. Cioè, prima non è soltanto un commercio che telefoni e ordini, ma tocchi con mano il prodotto. No, il prodotto va assolutamente assaggiato, vanno conosciuti gli ostricoltori, vanno viste le zone di produzione, le metodologie di allevamento, toccato con mano la cura che ognuno di loro ci mette nella produzione. Allora guarda, siccome sono curiosa, perché vogliamo cominciare facendo proprio una verticale di ostriche, una degustazione, far vedere anche a casa le diverse tipologie, e direi che un bicchiere d'acqua è frizzante, così ci puliamo il palato e poi siamo pronti per degustare le ostriche. Molto volentieri, sono prontissimo. E adesso entriamo nel vivo dell'argomento. Abbiamo qui quattro cassette di ostriche e vedo già dalla confezione che ognuna è diversa. A questo punto mi devi spiegare le varietà, come degustarle. Allora, vediamo le varie situazioni. Ok, abbiamo scelto quattro ostriche diverse per dare anche una panoramica di quella che è la produzione in Francia, ovviamente limitandoci a quattro tipologie, perché altrimenti avremmo dovuto occupare tutto il banco. Belon, l'ostrica piatta. La apro intanto, certo, facciamo certo, vedere, certo. Visto perché dette così sembrano tutte uguali, poi invece ci sono veramente una diversa dall'altra, ma anche nell'aspetto. Quindi questa è la Belon. Belon. È in sostanza, prima di tutto, un'ostrica piatta. È una Belon se viene affinata sul fiume Belon, altrimenti è semplicemente un'ostrica piatta che può provenire anche da altre zone della Francia. Quindi ha una tracciabilità. Assolutamente sì. Diversa questa invece nella forma, esatto, da un'ostrica concava. Ok, vedete ovviamente la differenza nella forma proprio della conchiglia. Questa in particolare è un'ostrica dei paesi della Loira, il produttore Cap Horn. E poi abbiamo questa, che invece come si chiama? Questa è una Fin Vert Label Rouge.
è un'ostrica di Mureaux in questo caso. La Belle Rouge è un marchio, un'etichetta. Come la nostra DOP, potremmo dire. Direi di sì, che identifica i prodotti in Francia di un certo livello qualitativo. Quindi la riscontriamo nei burri piuttosto che negli yogurt o nelle carni o nel foie gras. Quindi è indice di qualità, esatto, di un prodotto ad altissimo, esatto, livello. Poi abbiamo Joséphine. Joséphine è l'ultima ostrica nata in casa Girardot, un prodotto che, come vedete, già dalla forma, dalla consistenza molto importante, in questo caso è un calibro 2. Il calibro nelle ostriche identifica la loro grandezza e il loro peso, cioè più sale il calibro, quindi 5 sono le ostriche più piccole, 4, 3, 2, 1. Le più grandi. Quanto tempo ci vuole per arrivare ad avere un'ostrica di questo calibro? Un'ostrica calibro 2 ha dietro circa 4 anni e mezzo, 5 di lavoro. Okay? Quindi il calibro più diffuso, se vogliamo chiamarlo così, è il calibro 3, quindi questo. Poi si sale e salendo di intensità nei sapori, di gusto, diciamo così, è bene usare calibri un pochino più grandi, perché se prendo una Joséphine calibro 4 avrò sì comunque un'ottima ostrica, però la maturità arriva qualche tempo dopo, quindi su un'ostrica di questo tipo io preferibilmente consiglio un calibro un pochino più grande. Le troviamo in commercio già in questi contenitori che viaggiano, sì, in questa maniera, e già la confezione ci dà l'idea anche di quella che è il prodotto, esatto, no? Quindi sì, sono già selezionate. Anche... Ma se io le prendo, come le devo conservare? O quanto tempo ho prima, allora, di consumarle come range? La conservazione dell'ostrica deve essere per legge fatta a 0,4 gradi. Okay, sì. Quindi noi le dobbiamo tenere in un frigorifero a 0,4. Arrivano in queste burris di legno, che generalmente sono da 24 o 48 ostriche. A volte in certi periodi commercializzano anche in packaging da 12, come ad esempio, non so, San Valentino. Quindi l'ostrica che può essere acquistata in pescheria, si cerca di fare un confezionamento più piccolo, per agevolare anche al consumatore, esatto, finale, perché diciamo la verità, generalmente le mangiamo al ristorante, no? Esattamente. Perché mi viene da dire, sono più tranquilla. O chi me le apre, certo, o chi me, certo, le acquista, e quindi non mi faccio male per aprirle. Bravo, perché io arrivavo all'apertura a questo punto. Allora, aprirle. Se sono a casa, io consiglio di aprire l'ostrica da dietro. Perché? Perché è molto più difficile farsi male. Perché tecnicamente l'ostrica andrebbe aperta da di fianco. Perché? Lateralmente. Esatto, questo per un motivo molto semplice. Il nervo di giunzione fra la valva superiore e quella inferiore è posizionato qui sulla destra. Quindi io, quando voglio aprirla, non faccio altro che andare a recidere il nervo di giunzione, cercando di non lasciare niente sulla parte superiore dell'ostrica. Adesso in questo caso non sono stato così bravo, ma è la tua presenza che mi emoziona un pochino. Sì, ma noi recuperiamo tutto, perché poi vedremo anche come prepararle, cucinarle, perché quindi non va sprecato niente, esatto, tranquillo. E quindi questo è il modo, diciamo così, classico di aprire le ostriche. Però in questa manualità, in questo movimento, vedi, posso rischiare di farmi del male, perché il coltello punta sulla mano. Per esperienza all'interno della cucina devo dire che chiunque ha cominciato le prime volte si è un po' tagliato, tant'è che a volte quando si è alle, certo, prime armi, certo, si consiglia di utilizzare il guanto in maglia, sì, metallica, esatto, per non incorrere, evitare di farsi del male, perché spingi, fai forza e ti scivola il coltello. Certamente, può essere pericoloso. Però guarda, se sono a casa, fra virgolette, è più sicuro, diciamo così, usare la parte dietro dell'ostrica, cioè inserire il coltellino fra la valva superiore e quella inferiore in questo punto. Perché? Perché è più difficile che, una volta che sono qui, il coltello mi sfugga, ok? Quindi poi è più semplice e meno rischioso, quindi farsi male.
A questo punto ti dico, ma ci mettiamo un po' di pepe, un po' di limone? No, 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 assolutamente. Tu come consigli, visto che le conosci e... Allora, il limone è un retaggio di quando non avevamo i frigoriferi, perché essendo acido citrico sanificava il prodotto, ok? Quindi tutto questo uso del limone nel mangiare, nel al di là delle ostriche, il frutto di mare, è un po' un qualcosa che appartiene al passato. Oggi per fortuna abbiamo una catena del freddo, in 24 ore portiamo noi il prodotto da qualsiasi punto dell'Atlantico in Italia, quindi in 24 massimo 36 ore siamo nella ristorazione. L'ostrica è un prodotto che soprattutto in questi periodi invernali ha una vita, una vitalità di almeno 10-12 giorni e quindi anche nel oltre. Momento in cui mi arriva, in questo caso parliamo del ristoratore, ma potrebbe essere anche in pescheria, certo. Io ho 10-12 giorni, sì, per se conservate naturalmente la filiera conservate, del fresco è fondamentale. Esatto, conservate nel giusto modo, ho 10-12 giorni tranquillamente per degustarlo. Ovviamente se le compriamo e le degustiamo in ristorazione, il piatto ci arriva con l'ostrica aperta. Teoricamente potremmo chiedere al ristoratore di farci vedere l'etichetta, ma è una cosa che difficilmente accade. E invece se le acquistiamo in pescheria, dobbiamo necessariamente controllare l'etichetta. L'etichetta prevede il numero CE del produttore dell'etichetta, la data di confezionamento. Okay, questi sono i due fattori indispensabili. Ovviamente poi c'è il nome in latino dell'ostrica, perché questo è obbligatorio per legge. Però questo ci dà già un'indicazione. Sì. E poi abbiamo la prova a casa, cioè quando noi apriamo un'ostrica, l'ostrica deve essere assolutamente vitale. Quindi la carnosa deve contenere acqua. E soprattutto se si fanno delle preparazioni, quell'acqua, mi viene da dire, è importantissima. Assolutamente sì. Perché è il sapore del mare. Noi sentiamo, esatto, il profumo della salsedine, ma poi al suo interno l'ostrica deve essere sempre bagnata, umida, con, esatto, la sua acqua. Esattamente. Va servita aperta e servita. Assolutamente. Quindi la brillantezza del prodotto, la presenza, vedi, sì, la presenza di acqua, che poi lei automaticamente rigenera, perché un'ostrica vive al di fuori dell'acqua in virtù dell'acqua che trattiene al suo interno. Quindi per questo l'ostrica deve essere umida e deve fuoriuscire acqua nel momento in cui la apro, perché questo è sinonimo di freschezza dell'ostrica. L'ostrica, quando comincia ad avere 10, 11, 12 giorni, si asciuga. E questo asciugarsi ovviamente è semplicemente un sinonimo di non freschezza. Ecco, poi magari non è che ci faccia male, però è semplicemente non fresca. Un servizio ristorante generalmente prevede che l'ostrica ci venga posizionata sul ghiaccio. Questo abbassa la temperatura di servizio in modo eccessivo. E in questo caso da che parte devo cominciare a degustarle? So che tu le hai messe secondo quello che poi è il gusto. Esatto, secondo un ordine di degustazione, partendo dalla Belon, che forse l'ostrica è un pochino più dolce, un pochino più morbida, salendo Caporni, in questo caso un calibro 3. Qui abbiamo un'ostrica molto particolare, tipica del periodo invernale. È una Fin de Clair Label Rouge Vert di Mouraud. Perché assume questa colorazione? Perché nel periodo invernale c'è la fluorescenza di un'alga che si chiama Navicola Bleu. L'ostrica è un filtratore ed essendo un filtratore trattiene la parte colorata di questa alga e quindi la branchia si prende questa colorazione. Colora di... E l'ultima, la Josephine. L'ultima Josephine è un'ostrica che fa Girardot, sì, è un prodotto a mio avviso eccezionale. Cioè ti basti vedere, guarda, la carnosità di questa ostrica. Cioè, e poi, è tanta proprio. Esatto, è tanta. Quindi... E poi in bocca rivela una dolcezza infinita e una lunghissima persistenza. È un'ostrica che in una degustazione va sicuramente assaggiata alla fine, perché se io la propongo all'inizio... Sì, ma questo, come in tutti i piatti, si, esatto, parte dal più delicato per, esatto, andare al più impegnativo. Perché poi non lo sento più. Prima di passare alla preparazione del cucinato, quante ostriche si devono servire? C'è
un numero, c'è una modalità? Guarda, direi che questo è totalmente soggettivo. Io meno di 24 non mi siedo neanche a tavola, però capisco che può essere una cosa eccessiva per alcuni. E quel gusto particolare, quella che è la tonalità, la sensazione che ci dà in questo bocca. Questo dipende sicuramente dalla zona di produzione, dalla tipologia di allevamento. Oggi i francesi hanno coniato questo termine merroir proprio per indicare le zone di produzione della Francia, esatto. Quindi, perché un'ostrica cresciuta ed allevata a Marennes-Leron è sicuramente diversa da un'ostrica che vive e cresce in Normandia. Allora, qui sicuramente è fondamentale proprio da dove vengono, la territorialità, diciamo che non è un... Ti volevo fare anche un'altra domanda, ma te la tengo per dopo. Va bene. E adesso, Davide, è anche un po' il mio momento. Io ho pensato di creare un risotto al caprino, quindi ben mantecato, ma voglio utilizzare l'acqua delle ostriche per mantecarlo e farò proprio un risotto con un ghialone nano cotto con l'acqua, così voglio tirare fuori tutto il profumo del mare di queste ostriche. Perfetto. Quale mi consigli da abbinare in questo caso? Allora, caprino è un formaggio leggermente acido, quindi io userei Josephine, che è un'ostrica particolarmente dolce, e ne aprirei poi qualcuna per darti l'acqua per la mantecatura. Guarda, a me ne servono tre che voglio mettere alla fine, ma mi serve l'acqua quando vado a mantecare il riso. Io comincio con il burro e dello scalogno, che è un po' più dolce rispetto alla cipolla, e faccio tostare. Quindi faccio tostare leggermente e poi vado col riso. E come vedi, ho preparato l'acqua, non ho preparato il classico brodo né vegetale né di carne né di pesce, perché voglio quell'acqua lì che mi servirà come negli ultimi minuti della cottura. Perfetto. Allora io direi di poter cominciare ad aprire. Bravo, comincia che così andiamo avanti insieme. Quando siamo pronti, saremo pronti per mantecare. Nel frattempo che prepariamo, ti chiedo altre due o tre curiosità sulle ostriche. C'è un periodo, dobbiamo fare attenzione a un periodo dell'anno o le possiamo mangiare sempre? Una volta il periodo in cui l'ostrica si riproduceva veniva sconsigliato alla degustazione, perché proprio essendo nella lattificazione l'ostrica aveva un sapore quasi sgradevole proprio in virtù di questo. Oggi con le ostriche triploidi, che sono essenzialmente delle ostriche sterili, questo non viene da una modificazione genetica ma da qualcosa di molto più semplice, e abbiamo un'ostrica che possiamo consumare tranquillamente anche d'estate. Quindi d'estate selezionano quelle che sono definite sterili, che quindi non si riproducono, perché mi hai detto che un'ostrica così ci vogliono 4 anni. Esatto. Quindi io penso che l'allevamento viene fatto con molta cura e attenzione. Assolutamente sì, e non solo. C'è anche un altro piccolo particolare: l'ostrica in questo periodo cresce senza, diciamo così, la riproduzione, quindi tutto quello che ha lo dedica a se stessa. Ok? Allora, tostatura del riso con appena un po' di burro e di scalogno, e poi vado in cottura con acqua, quindi in ebollizione come se fosse brodo, nella stessa identica maniera. Ma perché la scelta di ostriche francesi solo esclusivamente? Noi in Italia non ne abbiamo? Noi in Italia oggi abbiamo degli ottimi prodotti. Diciamo che io, quando ho iniziato circa 20 anni fa a occuparmi di ostriche, in quel momento il prodotto di eccellenza lo si trovava quasi esclusivamente in Francia. Quindi cominciano i primi allevamenti di ostriche. Detto questo, quando io ho iniziato, ripeto, circa 20 anni fa, l'Italia ancora non aveva questa tipologia di produzione, questa tipologia di prodotti, e quindi mi sono orientato esclusivamente sul mercato francese. E di conseguenza, forse un po' di pigrizia, un po' perché c'è tanto in Francia, ho deciso di continuare. Ma poi le conosci così approfonditamente, le ami, nel momento in cui le descrivi traspare la passione, quindi
proprio nel gusto, ma anche nel ricercare, nel valorizzare ogni singolo prodotto, che mi viene da dire ti viene sì, mi viene molto naturale cosa. Perché è un prodotto che amo, quindi la ricerca in Francia, il partecipare al concorso generale che si tiene in Francia ogni anno a Parigi, e per me è una gioia, perché io faccio delle giornate che parto al mattino e mangio ostriche fino alla sera, sì. Ecco. Allora, mentre portiamo a cottura il risotto, quindi abbiamo bisogno di 5-6 minuti e dopo vediamo come completarlo, e andiamo a vedere cosa ci racconta la nostra nutrizionista Sara Biondi a proposito delle ostriche. Oggi vi parlo delle ostriche, alimento che abbiamo visto in questa puntata e alimento che ha senso approfondire, perché sono dei molluschi che non siamo abituati a pensare in un'alimentazione quotidiana, di solito li riserviamo solo a occasioni un pochino più speciali. In realtà hanno tutte le caratteristiche per far parte di una nostra, della tavola, di una nostra abitudine alimentare, perché come tutti i molluschi sono ricchi di proteine, hanno prettamente, visto questo grande muscolo, appunto un muscolo, e con pochissimi grassi possono essere considerati un po' il petto di pollo del mare, per intenderci, e quindi molto indicate anche per le preparazioni che richiedono come risotti un po' di burro, comunque sia una massa grassa. Come tutti i prodotti del mare sono ricchi di sali minerali. Il salato, che di solito siamo abituati a sentire e associare al sodio, in realtà nelle ostriche è legato al potassio. Quindi sono sicuramente un alimento indicato per gli sportivi e per chi deve tenere controllata la pressione o chi vuole un effetto un pochino più diuretico. Poi, rispetto ad esempio agli altri molluschi, sono più ricche di zinco, elemento essenziale per il sistema immunitario, e sicuramente non è da dimenticare il magnesio, molto importante anche per il rilassamento muscolare. Sono alimenti quindi, come vediamo, che possono trovare un pochino più di spazio, però a volte risulta proprio difficile mangiarle, capire anche proprio come degustarle. Hanno una consistenza sicuramente diversa da quella che siamo abituati a tenere in bocca e quindi rappresentano una vera e propria esperienza per il palato. Tanto che a volte quando una persona le mangia per la prima volta ha un pochino di imbarazzo nel sapere un po' come valorizzarle o meno, o come mangiarle, quanto masticarle, se farne due bocconi o meno. Vanno mangiate ad un boccone unico e vanno masticate poco. In questo modo si riesce a sprigionare sul palato tutto il sapore, tutto il loro effettivamente sapore di mare, che non è il salato di sale, come vi dicevo, ma è il salato, il saporito di tutti i sali che vi ho descritto. E quindi in questo modo si riesce con pochissime masticate a sentire in bocca questa esplosione e a far sì che ci sia un'esperienza sia sensoriale sia palatale. Siamo quasi arrivati al momento della manteccatura, ancora due minuti e ci siamo quasi, quindi mi hai aperto le ostriche. Ti ho aperto le ostriche, ti ho tenuto da parte la loro acqua. Qua l'abbiamo filtrata ovviamente due volte. L'abbinamento migliore per il vino è vero che è ostrica e champagne o altro? Ma adesso non vorrei sfatare un mito, ma sinceramente io le preferisco con un vino fermo. Poi non è il mio ambito, non è il mio campo, però io le preferisco con un vino fermo. Quale vino diventa difficilissimo, perché... Ma anche qui potremmo fare un abbinamento secondo il gusto, perché mi hai detto, certo, che ognuna di queste ha un allora gusto completamente diverso. Io ci berrei molto volentieri uno Chardonnay, oppure se vogliamo rimanere in Francia, un vino che loro usano molto con le ostriche, il Muscadet. Sì. Però l'ostrica è molto invasiva, quindi il vino ha una grande difficoltà. Aggiungo l'acqua delle ostriche e poi vado a mantecare con il caprino e una nocciolina di burro. E il tuo cliente chi è? Ah, il mio cliente è esclusivamente la ristorazione. La mia logistica va da Bologna a Senigallia, devo dire che lavoro con un'ottima ristorazione, però difficilmente, anzi se non attraverso qualche pescheria che rifornisco,
mi rivolgo direttamente al privato. Quindi, sei all'interno della ristorazione, ma soprattutto perché mi sembra di capire che offri anche la consulenza del sapere del prodotto che vendi. Sì, oggi molti ristoratori vogliono, al di là del prodotto di qualità, vogliono anche raccontarlo al tavolo, e quindi diciamo che cerco di trasmettere queste cose. Mi chiedono di fare qualche consulenza con i ragazzi che sono in sala o con quelli di cucina. Ma sai, questo è un aspetto molto importante, perché molte volte non... oltre alla cucina, certo, che deve saperle lavorare o presentare, fondamentale è la presentazione al cliente. Sì, quindi... anche perché è un prodotto che va raccontato in un certo modo, conoscere le provenienze diverse, quello che è un calibro. Ma sai, anche l'ostrica ha questo fascino, no? La serata romantica, e all'interno dell'ostrica c'è tutto un racconto. Uno si fa già un viaggio, certo, nel momento in cui pensa a quella cena, sì, a quel momento. Quindi il fatto poi di trovare la persona che te la presenta nella giusta maniera e ti fa apprezzare la qualità di quello che stai mangiando, penso che sia fondamentale. Assolutamente. Anche se poi di per sé, guardandola, l'ostrica ha una sua sensualità, secondo me. Allora, guarda, siamo arrivati quasi alla fine. Vado con una scorza leggera di limone, giusto una fragranza, e possiamo impiattare. Quindi riso in purezza, perché abbiamo usato acqua per la cottura, burro caprino, una sfumatura di limone. Davide, ci siamo, il riso è pronto, quindi qui mi manca 3 ostriche da mettere sopra il riso caldo. Te le preparo. Quindi ecco qua, le scalfo. Vai pure. Quindi le stacchiamo. Esatto. E le mettiamo sul riso caldo, perché poi sarà il completamento che andrà. Anche il contrasto caldo-freddo è interessante. E 3. Direi che può andare. Non so cosa ne pensi, si scalda leggermente, però la mangiamo sempre in purezza. Ne penso che a me fa una gran gola, quindi... E Davide, ti ringrazio di essere stato nostro ospite, di aver condiviso questo sapere, perché sempre conoscenza e tutto ciò che è cibo e convivialità arricchisce sempre, perché dietro un prodotto come questo c'è anche tanta cultura e anche tanto vissuto, perché hai un sacco di racconti. Quindi con una bella bollicina magari mi racconterai altro. Come no, molto volentieri. No, perché se cominciamo poi dobbiamo ricominciare almeno. Andiamo. Hai comprato le luci, Marco, eh? Hai preso le luci. Due. Si dice palatale in italiano? Sì. O palatabile? Due. Io non vi darei niente a voi. Guarda, non vi darei niente. Io per dispetto non vi darei neanche un'ostrica. Io le porto a casa tutte io. Porti a tua mamma. Alla mia mamma. Io a casa non le porto sicuro. No,